Cari amici appassionati di orologi, benvenuti. Oggi ci troviamo in uno di quegli angoli di paradiso della Sardegna ancora sconosciuti al turismo di massa. Si tratta di Vignola Mare, in territorio di Aglientu, tra Santa Teresa di Gallura e Castelsardo, nella costa nord della Sardegna. Ci troviamo a pochissimi chilometri dalla Corsica, che è alle mie spalle, e oggi purtroppo non si vede benissimo perché c'è una leggera foschia. Solitamente però è molto più nitida, si vede a occhio nudo. Bene, quale cornice migliore di questa e del clima vacanziero che porta con sé per parlare dell'orologio e degli accessori che vedremo oggi? Il marchio è Spinnaker, lo conoscete tutti, ormai ha perso le caratteristiche di microbrand perché produce decine di migliaia di orologi, ha una vastissima gamma di modelli continuativi e peraltro fa parte di un gruppo di marchi, quindi insomma ha una struttura ben complessa. Tra questi c'è anche Aviotto, giusto per fare un esempio. Da poco si è aperta la commercializzazione di cinturini e infatti una selezione di cinturini della Spinnaker vedremo oggi. Li accompagneremo con un orologio, lo Spinnaker Spence, che ormai viene prodotto da diverso tempo ma si è rinnovato ultimamente con una quadrante nuovo con una qualità superiore e una nuova gamma di colori. Lo Spinnaker Spence è dedicato ad Edward Lee Spence, pioniere del mondo della ricerca subacquea e della scoperta di nuovi tesori sommersi. Tutto il resto lo vediamo insieme. E allora iniziamo a parlare proprio dei cinturini. Uno lo vedete già montato sull'orologio, si tratta del Tropic, gli altri eccoli qua. Come per magia, fuori dei loro sacchetti. Ci troviamo di fronte a un estratto della collezione che è più vasta. Abbiamo anzitutto il cinturino Tropic, in questo caso nella versione color senape, ci sono diversi colori. Lo sto usando da tempo insieme a questo orologio e devo dire che la comodità è veramente straordinaria. Avrei preferito forse i passanti diversamente rifiniti, ma ripeto, il cinturino è veramente molto robusto e comodo e peraltro, guardate, nonostante lo abbia veramente usato tanto, non mostra il minimo segno di usura, spaccatura. Veramente molto interessante. Abbiamo poi un altro cinturino realmente interessante, che è il NATO. Si tratta di un NATO in caucciù tipo Bonetto, non escludo che sia prodotto dalla stessa casa italiana. Come potete vedere, funziona come un normalissimo NATO, se non fosse che la parte interna si può eventualmente togliere per alleggerire complessivamente il cinturino. Anche qua si tratta di un cinturino molto comodo, molto ben rifinito, vedete la scritta Spinnaker. È un'ottima finitura dell'ardiglione. Andando avanti c'è un altro esempio di capacità per Spinnaker. In questo caso ci troviamo di fronte a un cinturino con la parte esterna in pelle e la parte interna in gomma. Richiama i cinturini Hirsch, che presentano una fattura simile. Anche questo può essere serenamente utilizzato in mare. Il colore ne fa sicuramente un cinturino molto classico e anche in questo caso l'ardiglione è veramente ben fatto. Questo
Questo invece è il cinturino col quale l'orologio viene dato in dotazione, il classico scamosciato di spinnaker che l'azienda tiene a specificare nel sito essere cucito a mano, almeno nelle poche cuciture presenti, e che, come scritto nella parte posteriore, è anche in questo caso impermeabile. Molto molto ben fatto e molto comodo. L'unico problema con questo tipo di finitura scamosciata è che tende a rimanere lucida ai bordi dopo poco tempo, ma questo vale per questa tipologia di cinturino, vale anche per le pelli scamosciate normali. Infine c'è un altro cinturino che rappresenta il top di gamma della casa, poiché, come anche scritto nella bustina, è made in Italy. Tra l'altro molto simpatici questi sacchetti. In questo caso ci troviamo di fronte a un cinturino che non è impermeabile, quindi che non può essere utilizzato in mare, ma che è davvero molto molto gradevole. In questo caso, diversamente agli altri, abbiamo le spring bar automatiche, quindi muovendo questo perno si ha la possibilità di uno sgancio rapido. Invece vale la pena dire che in tutti gli altri cinturini è presente in dotazione questa coppia di spring bar di ansette, naturalmente della dimensione del cinturino acquistato. Ma andiamo a vedere l'orologio. L'orologio si presenta con un ottimo colore blu, almeno in questa versione. La cassa da 42 mm per poco più di 14 mm di spessore, un lug to lug di appena 46,5 mm che lo rende molto compatto e portabile al polso, ma poi lo vedremo. Abbiamo un passo del cinturino di 22 mm e un fondo scheletrato. Sapete come la penso su NH35A montato su orologi con fondo scheletrato? Vi avevo fatto l'esempio molto calzante di una donna non proprio carina che si ostina a mettere delle gonne corte, e credo che ancora una volta vada ribadito il concetto. Sul fronte abbiamo un vetro minerale. Spinnaker giustifica questa scelta con la ricerca della maggiore nitidezza possibile, ed effettivamente, se non ci fossero le goccioline d'acqua, l'impressione sarebbe quasi che l'orologio fosse senza vetro. Abbiamo poi un quadrante lavorato dal bellissimo effetto, con gli indici numerici in basso rilievo, anch'essi illuminati con un pigmento luminoso, molto performante, non performantissimo, ma molto durevole. Quindi direi una luminosità buona da una durata ottima. Anche i quadratini in corrispondenza dei numeri si illuminano. Il gruppo a sfere è un gruppo a sfere Mercedes, ma c'è la possibilità di scegliere anche altre varianti, mentre l'inserto ghiera mantiene gli inserti retroilluminati. La ghiera peraltro ha un feedback veramente molto piacevole e molto preciso. Sono rimasto davvero colpito, perché è morbida però molto precisa.
Adesso naturalmente sto guardando in camera, quindi non riesco a vedere se ho centrato il dot. Ore 12, ora è centrato. Finestra adatta a ore 3, a contrasto, non disturba, con una cornice cromata. La corona, che garantisce 200 metri di profondità, è molto precisa. Ma una menzione particolare va fatta per la finitura di questa cassa. Il colore sembra quasi alluminio, è molto bello, tant'è che io ho pensato più volte che ci potesse essere un trattamento superficiale che lo colorasse, ma in realtà l'azienda dice che è semplicemente acciaio 316L trattato. Il colore è veramente stupendo, è un color metallo sordo, direi che alluminio rende meglio di qualsiasi altra parola. Poi potete vedere il cinturino, in questo caso, come vi dicevo, è un cinturino addizionale acquistabile nel sito, che ci sta veramente bene. Ma vediamo la prova al polso. Come vi dicevo, l'orologio si indossa molto bene per via della compattezza di questa parte, che poi alla fine è quella che, al di là del diametro, determina la grandezza dell'orologio, perché se sporge l'orologio sarà grande anche con un diametro contenuto. Davvero belli i riflessi di questo orologio al sole della Sardegna. Ma vediamo la prova di luminosità e poi andiamo alle conclusioni. Ed eccola qua la prova di luminosità. L'orologio a me piace molto. Come vi dicevo, non ci troviamo di fronte a un lume particolarmente performante, anche se in camera appare così, ci troviamo però a un lume assolutamente persistente e comunque sia illuminato, e comunque sia un quadrante illuminato nei posti giusti. Ed eccoci qua anche oggi arrivati alle conclusioni di questa video recensione. Lo avete visto, i cinturini, oltre a essere uno più bello dell'altro, restituiscono anche un grande feedback di qualità, e il fatto che siano per la maggior parte, compresi quelli in pelle, impermeabili, fa sì che garantiscano un utilizzo a 360 gradi. L'orologio è un orologio molto onesto, ha tutti quegli elementi che a noi appassionati piacciono, a partire da un calibro automatico, per continuare ad esempio con la ghiera retro illuminata con una buona illuminazione, 200 metri di profondità. Il vetro è minerale, lo avete visto, peccato, è un minerale indurito, ma è anche un vetro che ha una trasparenza veramente quasi unica. Mi ricorda il mio vecchio Breitling Avenger 3000 Titanium, con la differenza che quello costava quasi 4000 euro di listino. Naturalmente sono due cose diverse, ma questo vi serva per darvi la dimensione di quello che stiamo parlando. Qua ci troviamo di fronte a un orologio che costa $285 e peraltro che si può acquistare, come anche i cinturini e tutto ciò che vedete sul sito, con un codice sconto che è PierC25, che troverete comunque scritto in descrizione, che vi dà diritto al 15%. Beh, direi non male. A noi non rimane che salutarci e darci appuntamento alla prossima recensione, che tratterà di un orologio molto diverso. Il gruppo Ardito Kraken, si tratta di un micro brand tutto italiano che produce completamente in Italia in maniera semi artigianale, e col Kraken ha voluto realizzare un orologio subacqueo puro in titanio che raggiunge la straordinaria profondità di 9500 metri. Insomma, qualcosa di veramente straordinario che vedremo nella prossima video recensione. A presto!